Amici, vi interrompo un attimo per comunicarvi che è appena iniziato il Black Friday su Foodspring. Fino al 29 troverete sul sito un sacco di prodotti scontati fino al 60%, tra cui queste due Black Boxes, disponibili in versione classica e versione vegana. Per usufruire di tutti questi incredibili sconti vi basterà cliccare sul link che troverete qua sotto in descrizione e noi torniamo al video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Grandissimi, ebbene sì, l'avete letto dal titolo, oggi io, insieme al buon Leo, quindi bodybuilder, ci sfideremo contro due lanciatori fortissimi, cioè sono due ragazzi altissimi. Allora, quindi faremo una sfida, una sorta di sfida tra principianti del lancio del peso e del lancio del disco versus professionisti. Vi passo il microfono e presentatevi un attimo, spiegatemi la vostra storia, quante volte a settimana praticate questo sport e a che livelli siete arrivati. Ok, allora io sono Leonardo, ho 16 anni, pratico atletica da circa 2 anni, mi alleno 5 volte a settimana e principalmente sono un discobolo e come seconda disciplina faccio il getto del peso. Io sono 1,85 per 105 kg. Mi chiamo Blesso, ho 17 anni, faccio il disco come prima disciplina e seconda il peso e abbiamo fatto tutte e due insieme gli italiani, andiamo 5 volte a settimana a fare gli allenamenti. Io sono 1,92 per 93 kg. Allora, io sono alto 1,90 e peso attualmente 103 kg, quindi comunque bene o male siamo lì. Siamo lì. Invece il buon Leo pesa 90 kg per un metro e 70 circa. E devo dire che non è piccolino, effettivamente i muscoli non li mancano, diciamolo. Bene ragazzi, quindi oggi sarà un 2 contro 2. Voi ci spiegherete prima le regole di ogni disciplina. Il peso lo andremo ad affrontare con quanti chili? Allora, il peso, diciamo per gli assoluti sono 7,2 kg, okay. Mentre per noi che siamo allievi 5 kg. Ok. Utilizziamoli entrambi, vediamo dove riuscirete ad arrivare voi, esatto. E dove riusciremo ad arrivare noi. Abbiamo dei segnapunti che qua sono a 8 metri, giusto? Quindi questi sono 8 metri, qua andiamo sono 10 metri, 12 e 14 metri. Allora, personalmente vi dico la verità, io sono campione imbattuto 5 anni di fila del mio istituto tecnico superiore, che ai tempi si chiamava ITC, poi è diventato istituto tecnico economico. Ho mantenuto il mio record, che è passato dai 12,30 m con il lancio del peso da 5 kg e sono riuscito ad arrivare una volta a 13,17 m. Comunque, il mio record è poco più di 13 metri. Vediamo adesso con 104 kg di peso, e sono diventato anche più forte dopo la quinta superiore, quale sarà il mio record attuale. Vediamo, magari sono peggiorato. È veramente un piacere sfidarsi con degli atleti professionisti e sarà interessante. Quindi mi raccomando amici, prima di iniziare questo video vi chiedo un piccolo favore: lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale, ovviamente troverete i loro social qua sotto, link in descrizione. Ci scaldiamo per bene e poi partiamo, perché i dischi sono veramente pesanti, cioè 7 kg di sfera comunque, sembrano molto più pesanti dei manubri, perché appunto il peso è tutto concentrato. Quindi direi di fare una cosa, spiegateci per bene il riscaldamento, la tecnica corretta, e poi proviamo a fare con i primi tiri di prova. Prima di partire col lancio del peso vi volevo solo ricordare amici che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come pre-workout, post-workout, ma non solo, anche come creatina e whey protein per soddisfare il mio fabbisogno proteico, vi ricordo che li trovate qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando amici, utilizzate il codice sconto DANFSG su prodotti singoli, non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando, ricaricatevi al meglio. Allora, iniziamo con dei lanci dorsali per riscaldarci, andiamo in accosciata e poi spingiamo al massimo. Pazzesco. Allora, è il mio turno di provare a fare un lancio dorsale, quindi seguendo le indicazioni del buon Leo, metto in questa posizione, giusto? Ok, sono arrivato all'incirca già con un lancio dorsale scarsissimo verso i 14 metri. Come riscaldamento direi che ci sta, un riscaldamento pesante. Come se dovesse cadere. Ok, quindi non devi rimanere dritto, ma devi anche slanciarti. Cadere all'indietro praticamente. Ok. Allora è il turno del buon Leo, bodybuilder di 90 kg, piccolino devo dire. Quando vuoi Roccia, vai. Via. Lancio in aria più che... Esatto, perché l'hai lanciato troppo in alto. Sì. Si vede proprio che non abbiamo la tecnica. Boh, io direi a questo punto, riscaldamento bello che è terminato, possiamo partire con le prime prove di lancio. Allora, visto che mi voglio demoralizzare parecchio, farò partire prima i professionisti e poi vediamo, vi seguiamo. E spiegateci prima la tecnica corretta e magari anche le diverse tecniche che si utilizzano per lanciare. C'è il lancio in traslocazione, che è quello più comune da quelli che iniziano da poco comunque. E poi c'è il lancio in rotazione, che è un po' più complicato e
è quello che fatto bene ti fa lanciare di più. Leo, cosa ne pensi? Non è facile per niente. Vero, sembrano due ragazzi molto forti. Davvero. Ma sarà poi una sfida. Ma poi è tanta tecnica, quindi non sì, è sì, per sì, niente è facile. È molta tecnica, è molta tecnica. Ci si divertirà, dai. Vado col lancio in rotazione. Ok, lancio in rotazione per il buon Leo. Quindi comunque una tecnica, diciamo, per avanzati, giusto? Più o meno, sì. Ok, vediamo. Pazzesco, precisamente sulla linea dei 12. Quindi primo tentativo per Leo, 12 metri con il lancio in rotazione, giusto? Rotazione, esatto. Ok, bless. Faccio vedere quello che sai fare. Vai bless, concentrato. Vediamo. Il ragazzo è altissimo. Bello. Vediamo. Praticamente 10 centimetri, quindi siamo a 12-10 rispetto al tiro di Leo. Eccola qua, la linea dei 12. Ok, dai, spero di non aver detto una cavolata quindi col mio record delle superiori. Adesso vedremo. Provo col tentativo in traslocazione. Ragazzuoli, sono parecchio emozionato. 5 kg e vi dico, cioè si sentono tantissimo questi 5 kg. Sono pesanti. Buono. Quindi sono esattamente quasi tra il 14 e il 13, sì. Quindi col mio lancio sono arrivato ai sì. 13 metri. Vedendo sì. che i ragazzi sono poco sopra i 12, mi sento mi sento tanto scarso, ci sta. Io farò il lancio alla culturista, cioè con ignoranza. Con ignoranza. Cerco di andare più là possibile. No, vi dico, non me l'aspettavo. Ovviamente voi che avete visto la mia tecnica, c'è qualcosa da migliorare? Allora, secondo me devi caricare un po' meglio all'inizio. Sulle gambe magari. Esatto, sì. Perché sono andato tanto di braccio, diciamo. Esatto. Se carichi meglio sulle gambe ed entri prima con le anche, riesci a fare anche mezzo metro di più. Ok, ok. Però come distanza, che dite? Come distanza va bene. Ci sta, sì, esatto. 13 metri vanno bene. Sì, ho mantenuto bene. Quello che era il mio record più o meno delle superiori. Sì. Ci sta. Oh, mi raccomando, i quadricipiti non ti mancano. Siamo all'incirca a 9,50 se non sbaglio. Facciamo così, 12 metri per te nel primo tentativo, 12,10 per te all'incirca. Ragazzi, miglioriamo. Ok, vai Leo, concentrato al massimo. Guardatelo, forza pura. Bello! Allora, questa è la linea dei 14 e lui ha fatto 14,5. Comunque ha sprigionato una forza inaudita come Vegeta. È tantissimo, ha fatto 14 metri e mezzo con la sfera da 5 kg. Cioè, è sicuro, per chi se ne intende è veramente tanto. Ok, Bless, sei pronto? Sì. Vai, urla anche tu, tranquillo. Sì. Concentrato, eh? Cioè, guardatelo. Anche lui forza pura. Ok, ok, ok. Vediamo. Bello! Siamo precisamente a 13,50. Adesso si vede la differenza tra professionisti e principianti. Facciamo un secondo tentativo, sia io che Leo, con i 5 kg e poi magari proviamo i 7 kg. Facciamo un tentativo solo con i 7 kg. Sono sempre sui 13 metri. Questi sì, sono 13 metri. Prima ero arrivato a 13,5. Invece questi sono 13, sono addirittura peggiorato, però dai, mi tengo in buono il mio primo esatto. tentativo da 13 tanto mezzo. In genere i lanci nel peso sono 3 okay. più 3 okay. Cioè se entri nei primi 8 fai altri 3 lanci, quindi in totale sono 6. Ah, ok, ok. Ultimo tentativo per il buon Leo, ha fatto prima una cosa come 9,50 metri se non sbaglio, quindi adesso dobbiamo superare i 10 metri. Su! Troppo alto. Siamo a pelo con i 10 metri, quindi si è migliorato. Di poco, però si è migliorato. Prima sfida, stranamente i professionisti hanno vinto. Ok, però sono soddisfatto. 13,50 metri, cioè, lo ritengo buono. Ovviamente devo migliorare tantissimo la tecnica, perché sento tanto che non utilizzo le gambe nella spinta, ma utilizzo, cioè, soprattutto nella parte finale, molto spalla e avambraccio, esatto, sì. Infatti ho l'avambraccio che qua mi sta facendo... Io sinceramente ho sentito proprio lavorare tutto il deltoide anteriore. Mi sta facendo leggermente male, quindi ragazzuoli, mi raccomando, affrontate questa disciplina con testa. Non fate le cose a caso, perché prima che parta una spalla o qualcosa del genere si rischia. Ok, quindi punteggio migliore, tu hai fatto... 14 metri e mezzo. 14,50? 13,50. 13,50 e anch'io sui 13,50. Prima di passare al lancio del disco facciamo un tentativo con lancio del peso da 7 kg. Cioè ragazzuoli, veramente è mostruoso perché è pesantissimo. Ok, concentrato al massimo. Vedete come appoggia il peso sul collo. Su!
Bello! Probabilmente ha raggiunto i 12 metri col 7 kg. Ha fatto un buco gigantesco. Ha fatto 10 metri con 7 kg, mentre prima aveva fatto 14 e mezzo con quello da 5. Beh, superare i 10 metri con quello da 7 penso sia sì, pauroso. Bene, Bless, è il tuo turno. It's my turn. Pazzesco, va che tecnica. Su! Buono, buono! Ha superato Leo ed è andato precisamente a 10 metri e mezzo. 10 metri e mezzo con quello da 7. E adesso è il mio turno. Cioè, vi assicuro, potete fare delle shoulder press con questo peso. Prima volta in tutta la mia vita che sto lanciando un peso di 7 kg. Il massimo che avevo provato erano appunto i 5. Ok, vediamo. Ho superato di poco gli 8 metri e sono 8 metri e 10. 8 metri e 10, dai, sono soddisfatto. Una volta col 7 direi buono. Direi che ci sta, sì. Allora, ti senti pronto? Ci provo. Dai, Roccia, sfrutta quel deltoide gigante. Attaccalo al collo, bravo, sotto l'orecchio. Forza le gambe. Belli, spingilo. Spostando la testa, spingilo. Niente male. Il primo tentativo con 7 kg per Leo. Siamo praticamente a 7 metri e 50. Ci portiamo a casa le nostre soddisfazioni e abbiamo in modo inaspettato perso contro due professionisti, sia col peso di 5 kg che quello con 7 kg. Quindi ragazzuoli, direi di passare a sto punto al lancio del disco dove siete specializzati. E vi rubo solo un attimo, amici, per ricordarvi che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come pre-workout, post-workout, creatina, carnitina, ma non solo, anche come whey protein per soddisfare il mio fabbisogno proteico, e vi ricordo che li trovate qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, amici, utilizzate il codice sconto DENFSG su prodotti singoli, non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando? Soddisfate al meglio il vostro fabbisogno proteico. Allora, Roccia, ti ho portato un po' di whey protein gusto burro di arachidi e questo cocco croccante. Codice sconto? DENFSG. DENFSG col petto, da un sacco che non lo facevo. Per avere maggiori sconti, aggiornati sul sito di Foodspring, quindi soddisfate al meglio il vostro fabbisogno proteico con dei gusti spettacolari. Codice sconto ancora? DENFSG. DENFSG, bravissimo. Seconda disciplina per oggi, ragazzuoli, cosa abbiamo? Lancio del disco. Lancio del disco che, rispetto al lancio del peso, cioè spiegatemi un po' quali sono le differenze. È totalmente diverso. L'unica cosa che li ha comune è che sono che ruoti tutte e due. Ok. E il disco si tiene in un altro modo, lo tieni con i polpastrelli. Ok. E pesa di meno ed è, diciamo, forma tipo, chiamiamolo forma di frisbee, ecco. Ok, ok. Quindi una sorta di piatto pesante, esatto, che devi lanciare. E oltre all'impugnatura, che invece la palla del lancio del peso era un'impugnatura con il palmo della, esatto, mano. Con il palmo della mano. Invece qua invece con i polpastrelli della mano. Esatto. Devi spingerlo verso il polso. Esatto. Quindi la blocchi col polso. Per prendere la mira giusta, quando sei qua con il finale, okay, giri, qua lo lasci. Perché così va dritto. Prima di approcciare al lancio del disco vero e proprio, c'è qualche propedeutica? Sì, la prima propedeutica, quella base, diciamo, consiste nel tenere il disco e lanciarlo sfilando bene le dita. E adesso ce lo fai vedere. E qual è la variabile che devi tenere in considerazione in questo caso? È che deve cadere ben dritto, perché se cade piatto vuol dire che l'hai fatto male. Beh, lancio in alto. Ok. Buono. Dai. Ecco. Questo... Un po' più in alto e ci sta. Sì. Questo è bello. Ok, il vostro record nel lancio del disco? 51. 51. Anch'io 51-60. Come potete vedere, lanceremo da lì fino a quegli alberi. Il primo albero, hai detto che sono? 45 metri. 45 metri, quindi se riuscirò, ma dubito, ad arrivare al primo albero, io sono pienamente soddisfatto e mi ritengo campione. Tu, Leo, che ne pensi? Il mio, se già parte, è tanto. Esatto. Già pinto. Fateci vedere un attimino. Ok, quindi prima da fermo. Vediamo un attimo, sono curioso di vedere la tecnica. Ok, ok. Si vede che da fermo sprigioni molta meno forza comunque. Vai, Roccia. Bello, bello dritto. Penso sia arrivato a 30 metri easy. Sì, 30 metri sicuramente. Bene, qua la fatica è anche andare a recuperare il disco. Questo è il mio turno con 1,5. 1,5 è la base praticamente, la base, no? Sì. Ok. Beh, dai, 20 metri. Esatto, ci sta, sono andato bene? Sì, sì, davvero, bene.
Ok, ok, abbastanza dritti. È importantissimo il gioco delle dita, quindi il medio e l'indice, che sono praticamente le dita finali con le quali lanci il disco, devi gestirli bene. E sono riuscito a prendere anche una buona mira, quindi sono stra soddisfatto. Vai Leo, è il tuo turno, quindi mi raccomando, concentrato, eh. Niente male. Esatto. Niente male. La mira è buona. No, ci sta, ci sta. Quindi adesso voi lo proverete col? Rotatorio. Vediamo. Io qua ho paura. Il lancio, per essere fatto bene, deve uscire dritto, non deve andare storto. Voglio vedere l'albero buttato giù. Arriviamo a sti 45 metri. Ok, abbiamo rotto una panchina probabilmente. Bene, primo danno della giornata fatto. E pensate che se vi arriva in faccia sono molti più danni. Sposta la macchina. Esatto. Sai come le vado a spostare la macchina? Adesso cerchiamo di non rompere niente, vai. Vai Bless. Io ragazzuoli mi metto dietro al cameraman, così nel caso becca prima il cameraman. Bello, bello, bellissimo. Esattamente 45 metri. Proviamo anche noi col giro? Proviamo, sì. Vediamo. Spero di non mandarlo dritto in camera. Se lo mando dritto in camera, mi raccomando, un bel like, un bel commento. Esatto. Quindi con 1,5, giusto? Sembra un handicappato, però va bene. Leo, sei preoccupato? No, mi sto concentrando perché devo capire come girare. Cosa devo migliorare? Allora, la rotazione deve essere un pochino più fluida, non okay. Spezzettata. Ok, ok. E poi il braccio alla fine tienilo bello alto, così almeno riesci a spingere di più. Quindi il braccio che non tira, intendi? Esatto, perché se è qua il braccio non riesci bene a spingere. Se è bello qui, riesci a dargli anche una bella tirata. Ah, quindi tirata il braccio che tira, devo tenerlo esatto. Più in alto. Devi sentirti tirare il petto. Ok, 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 ok. Va bene. Vai Roccia, il tuo turno. Quando giri cerca di mandarlo più ruotando, se lo mandi qui dopo è difficile. Ok, quindi devo ruotare di più possibile, no? Esatto. Zero. Vabbè dai, come primo tentativo ci sta. Meno male non è andata fuori. Aspetta che riprovo anch'io, sono curioso. Che schifo, che schifo. È andata proprio a mo' di ciabatta. 45 metri per oggi ce li scordiamo. Allora, vediamo un professionista che lancia con 1,5 kg di disco. Guardatelo. Va che tecnica. Pazzesco! Bello. 40 metri è arrivato tutto. Allora, prima è beccato giusto giusto a pelo l'albero. 45 metri. Vediamo di arrivare a 50 metri. Allora, guardate ragazzuoli, una vera bestia. Fortissimo. Dai. Vediamo. Bello, bello. Un po' meno dell'altra volta, qua siamo sui 42 metri. Vai Leo, un altro tentativo. Cattivo, eh? Su! Via, 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 bello! Direi che qua sui 48 metri ci siamo. No, questo è andato bene. Peccato per la traiettoria un po', sì, che se era dritta dritta forse 2 metri li guadagnava. Non ho girato bene il ginocchio qua nel finale, però va bene. Bene, niente male. Direi a questo punto noi qua a mani basse vediamo che la tecnica qua fa da padrone. Quindi se prima avevamo un po' di forza sia di braccio che di avambraccio che di deltoide, ancora e anche di gambe. Invece qua proprio nel lancio del disco no chance, zero possibilità. Quindi ammettiamo ufficialmente stranamente la nostra sconfitta, perché 50 metri pensavo di fare. Bene, che dire ragazzuoli, abbiamo perso, abbiamo fatto veramente schifo, però fa niente, ci siamo cimentati in qualcosa di nuovo, quindi ringrazio questi ragazzi veramente stra gentili e stra disponibili, dei veri professionisti del lancio del peso e del lancio del disco. Poi se non sbaglio voi praticate anche il lancio del giavellotto, giusto? Sì, io ho iniziato da pochi giorni e diciamo che è un'altra disciplina, okay. Però sempre lanci. Ok, ok, vi faccio i miei complimenti. Che dire ragazzuoli, se vi piacciono video sfida, video prova di questo tipo, mi raccomando lasciate un bel like, un bel commento, condividetelo con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale, ovviamente vi lascio i social di tutte queste bestie qua sotto, link in descrizione, e noi come sempre ci vediamo per forza al prossimo video. Grandissimo.